Bene, buonasera a tutti. Siamo qui stasera per lo spoglio delle votazioni riguardanti le rappresentanze studentesche che vengono rinnovate fra pochi giorni. Volevo soltanto così, da un lato, fare in bocca al lupo a tutti coloro che hanno partecipato a questa tornata elettorale. Voglio ringraziare veramente tutti coloro che si sono resi disponibili per questa elezione, a partire da chi ha organizzato le elezioni, quindi tutto il nostro personale dell'università che ha lavorato intensamente e come sempre con impegno e dedizione anche per questo appuntamento. Dall'altro lato ringrazio anche tutti gli studenti che hanno dato la disponibilità a candidarsi, perché candidandosi hanno espresso una volontà di impegno, indipendentemente poi dal corso di laurea, dal dipartimento, dagli organi maggiori su cui hanno dato questa disponibilità. Io voglio dire questo, che candidarsi per una elezione studentesca significa innanzitutto volersi impegnare per fare in modo che la componente studentesca sia sempre di più attiva all'interno della comunità universitaria. E la rappresentanza ha proprio questo significato, cioè essere attivi e riportare non solo il proprio pensiero personale, ma anche quello di tanti altri colleghi o colleghe che hanno a cuore il bene dell'università. Dall'altro lato significa anche incentivare la partecipazione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse alle attività che non sono soltanto quelle di apprendimento, di studio, di impegno, ma sono anche quelle legate al voler migliorare per quanto possibile il nostro essere comunità universitaria. Un primo dato importante che voglio sottolineare è che quest'anno la partecipazione alle elezioni e l'affluenza alle elezioni studentesche rappresenta per noi una soddisfazione, perché la partecipazione, anche agevolata con ogni probabilità dal voto online, è passata dal 14,8% del 2019 al 30,8% di quest'anno. Significa che è più che raddoppiata l'affluenza a parità di condizioni, tenendo anche presente che questa percentuale è relativa a numeri di studenti differenti, quindi se andassimo a vedere in valore assoluto sarebbe molto di più, in quanto il numero dei studenti è aumentato negli ultimi anni e di conseguenza, basandoci sulle percentuali, l'affluenza determina quel risultato che abbiamo appena detto. Ultima cosa che sottolineo e che voglio sottolineare è il ringraziamento a tutti coloro, studentesse e studenti, che terminano con oggi il loro percorso nelle rappresentanze studentesche. Io ho avuto modo di collaborare con molti di voi, con tutto il Consiglio degli Studenti, con le rappresentanze in Senato, in Consiglio d'amministrazione, oltre che negli altri organi di Ateneo, e devo dire che ho sempre trovato, al di là di qualche discussione che ci sta e che deve essere il sale poi della nostra volontà di andare sempre avanti, sempre meglio, devo dire che ho trovato molta collaborazione e anche molto impegno. E quindi l'auspicio è, con il ringraziamento agli uscenti, che anche gli entranti possano interpretare il loro ruolo con lo stesso dinamismo, con la stessa volontà, magari anche facendo meglio. Quindi è sempre una rincorsa al meglio che deve spingerci a lavorare insieme e a sviluppare, dicevo prima, i programmi che insieme decidiamo di portare avanti per il bene degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo. Bene, io vi ringrazio e adesso lascio il posto alla commissione elettorale che prenderà il mio posto e inizierà la fase dello spoglio elettronico. Grazie.
Bene, buonasera a tutti, possiamo iniziare lo spoglio. Iniziamo con il Senato accademico, il Collegio dell'Area Umanistica. Sono state scrutinate 2.451 schede. Siamo al 30% circa. Bene, sono state scrutinate 2.451 schede, gli aventi diritto erano 12.529, hanno ottenuto voti Unione degli Universitari, UDU, Parma, degli Industriali, sì. 1.426, Sinistra Studentesca Universitaria, 806, Azione Universitaria, Studenti Fuori Sede, Siamo Futuro, 173. Ci sono state 46 schede bianche. Le preferenze espresse le vedete qua indicate. 100 Antonino Luca ha ottenuto 496 preferenze. Selma Steven 216 preferenze. Troiani Irene 138, Ducati Noa 108 e Ferrara Sara 59. Per quanto riguarda la lista della Sinistra Studentesca Universitaria, Cioiva Carlotta 315, Paini Chiara 65, Galli Anna Chiara 50, Di Maggio Salvatore 49 e Finelli Alessia 32. Per Azione Universitaria Studenti Fuori Sede Siamo Futuro, Azzali Annalisa 69, Battista Alessandro 49. Passiamo al Senato accademico, sempre Collegio Area Scientifica Tecnologica. Devono essere scrutinate 2.738 schede. Thank you.
Bene, per il Collegio Area Scientifica Tecnologica sono state scrutinate 2.738 schede, hanno ottenuto voti l'Unione degli Universitari 1.583, Sinistra Studentesca Universitaria 853, Azione Universitaria Studenti Fuori Sede Siamo Futuro 168 e Fronte della Gioventù Comunista 54. 80 sono le schede bianche. Gli aventi diritto erano 10.696. Preferenze, come vedete, per l'Unione degli Universitari Greco Claudia 429, Nicoletta Gentile Rosita 256, Alessio Roberto 205, De Luca Giuseppe 103 e Segalini Sharon 102. Per la Sinistra Studentesca Universitaria Sala Stefano 232, De Biasi Iven 77, Chiatante Melania 47, Lorusso Valentina 42, Ruggeri Noemi 28. Per Azione Universitaria Studenti Fuori Sede Siamo Futuro con 104 preferenze Gioia Riccardo. Per il Fronte della Gioventù Comunista Gaga Pietro 16, Nemri Adnon 6, Daziani Alessandro 3, Nova Michael 3. Collegio Area Medico Veterinaria. ...1.286 schede da scrutinare. Quindi per il Collegio Area Medico Veterinaria, Camici in Movimento 615 voti, Sinistra Studentesca Universitaria 401, Unione degli Universitari 189, schede bianche 81, su un totale di schede scrutinate 1.286, aventi diritto 6.195. Il dettaglio delle preferenze per Camici in Movimento, Aya Tudor Miai 311, Di Sciosso Nicolò 132. Per la Sinistra Studentesca Universitaria, Verzino Giorgia 127, Adorni Alice 74, Oanven Orue Emanuela 40, Pacara Erenic 15. Per l'Unione degli Universitari, Puggioni Livia Maria 70, Placi Alessandro 53. Ora passiamo al Consiglio di Amministrazione. ...6.477 schede da scrutinare. Grazie.
Bene, per il Consiglio di amministrazione hanno ottenuto voti 3.225 l'Unione degli Universitari, 2.121 Sinistra Studentesca Universitaria, 388 Azione Universitaria Studenti Fuori Sede Siamo Futuro, 251 Student Office, 154 Fronte della Gioventù Comunista. Le schede bianche sono state 338. Su un totale di aventi diritto di 29.429 sono state scrutinate 6.477 schede. Per quanto riguarda le preferenze espresse per l'Unione degli Universitari, Panzera Roberto ha ottenuto 1.009 preferenze, Baracchi Lisa 422, Greco Claudia 389, Troiani Rene 363, Olaianiu Ioi Temiloluva 134. Per quanto riguarda Sinistra Studentesca Universitaria, Ugolotti Emanuele 683, Verzino Giorgia 224, Labanti Leonardo 137, Sala Stefano 129, Farinella Elio 95. Azione Universitaria Studenti Fuori Sede Siamo Futuro, Laudadio Enrico 101, Lico Alessio 94, per la lista Student Office Stefanini Tommaso 180, per la lista Fronte della Gioventù Comunista Sgaga Pietro 35, Nemri Adnon 22, Nova Michael 12, Daziane Alessandro 9 e Cantalicio Matteo 5 preferenze. Possiamo passare alla successiva. Abbiamo nucleo di valutazione. ...6.147 schede da scrutinare. Prima ci stava la sigaretta. Ci stava tutta la sigaretta, tranquille prima, sì. Puoi approfittarne, sì, è certo, potremmo utilizzare questo tempo per ottimizzare. Avete deciso come fare quelle degli organi minori? Ah, non lo so, come facciamo con gli organi minori? Facciamo quelli... Sono due possibilità, una si lancia e ogni volta io devo schiacciare continua ogni organo che finisce, se no si lanciano tutti insieme gli organi e si può vedere nel portale della fluenza. Si può vedere nel portale? Questo portale. Qua c'è un portale che dopo sì. Questo qui che va fatto vedere, dove era poi questo qui, sì. Che viene aggiornato adesso, anche adesso. E quindi vengono fuori tutte insieme la praticamente. La scheda finale, organo per organo, però intanto il sistema sotto elabora gli altri. Eh sì, facciamo così, sì, se no stanno qui sino a 2 ore. Non tanto per quello. Lui va avanti, certo. Fa vedere, però va avanti in automatico, lui continua a far vedere.
Allora, tornando. Allora, è stato scrutinato il 100% delle schede per l'elezione delle rappresentanze del nucleo di valutazione. La lista Unione degli Universitari ha ottenuto 3.167 voti, Sinistra Studentesca Universitaria 2.119, Azione Universitaria Studenti Fuori Sede Siamo Futuro 458, le schede bianche 403, nel complesso sono state scrutinate 6.147 schede, gli aventi diritto come sempre 29.429. Le preferenze espresse sono così ripartite: Unione degli Universitari 100 Antonino Luca 668 preferenze, della cantera Davide mi dovrà scusare, Invidia Francesca 512, Olaianiu Gio Tomidoluva 228, anche in questo caso chiedo scusa per la pronuncia, è veramente difficile da leggere, Paccione Michele 102, Sinistra Studentesca Universitaria Farinella Elio 561, Verzino Giorgia 176, Carrino Elisa 164, Galli Anna Chiara 143, Chiatante Melania 73. Per la lista Unione Universitaria e Studenti Fuori Sede Siamo Futuro, Tagliati Jacopo 169 e Zanazzi Davide 89. Ora procediamo con il Comitato per lo Sport Universitario. Gli altri sono sì, sono colleghi, sì. Sì. Ma qua non c'è, no, è abbastanza netto da subito, no? La distribuzione, quindi non c'è gusto. Non c'è niente da scoprire. Un paio di votazioni che erano più a fisica, invece quest'anno. Sì, c'è stato quello del Consiglio di Amministrazione, che c'era Bettuzzi e Bertini, che c'è stato un attimo che sono andati a cose dopo poi si erano staccati. Essendo qua si attiva. Quindi si è sentito che volevo andare a fumare la sigaretta? Sì, si è sentito quando mi sì, la sì, esatto. No, vabbè, non è influenza. Non è influenza. No, ci sta. Ci sta, no? 5-6 minuti. Sì. No, beh, sono problemi. Anche perché poi si Quanti sono i collegati, Luca?
Vabbè, però era un pieno Covid. No. Quello è no. Da una settembre. Volta. Settembre, ottobre. Comitato per lo sport universitario, la lista Unione degli Universitari ha ottenuto 2.807 voti, Sinistra Studentesca Universitaria 1.867, Camici in Movimento 787, Azione Universitaria Studenti Fuori Sede Siamo Futuro 388, Schede Bianche 253. In totale sono state scrutinate 6.102 schede e le preferenze espresse sono per l'Unione degli Universitari Invidia Francesca 623, Manghi Iman 385, Collo Moube 347, Bramato Michele 301, Placi Alessandro 146. Per Sinistra Studentesca Universitaria Di Maggio Salvatore 585, Bertorelli, Botnari, Ana 109, Bellotti Gianfranco 108, Pacara Erenic 81, Leonelli Armando 66. Per i Camici in Movimento Aia Tudor Miai 590, per Azione Universitaria Studenti Fuori Sede Siamo Futuro, Ragone Silvia 135 e Petraglia Giuseppe 105. Scusate, Ragone Silvia 135 e Petraglia Giuseppe 105. Passiamo al Consiglio degli Studenti per l'area umanistica. Verranno scrutinate 2.394 schede votate.
scusate, Consiglio degli Studenti, Area Umanistica. La lista Unione degli Universitari ha ottenuto 1.421 voti, Sinistra Studentesca Universitaria 775, Azione Universitaria Studenti Fuori Sede Siamo Futuro 155. Le schede bianche sono state 43, le schede scrutinate 2.394 su 12.529 aventi diritto. Le preferenze espresse per l'Unione degli Universitari: 100 Antonino Luca, 308 preferenze, Bello Alessandro Moreno, 162, Loparco Cosma Crizia, 139, Baracchi Lisa, 119, Troiani Rene, 116, Ducati Noa, 73, Annunziata Giada Valentina, 69, Manzotti Mattia, 68, Nianzu Evossua Rebecca, 19. Per la Sinistra Studentesca Universitaria, Musimeci Sara, 128, Galli Anna Chiara, 88, Caref Serir Imen, 71, Bertolini Noemi, 67, Borrini Martina, 44, Paini Chiara, 37, Di Maggio Salvatore, 35, Modolo Giorgia, 31, Aymar Sveva, 19. Per la lista Azione Universitaria Studente Fuorisede Siamo Futuro, Maggi Annalisa, 51, Battista Alessandro, 32, Petraglia Giuseppe, 15, Zanazzi Davide, 10. Passiamo al Consiglio degli Studenti dell'Area Scientifico-Tecnologica. La vita.
È stato completato lo scrutinio per il Consiglio degli studenti dell'area scientifico-tecnologica. L'Unione degli Universitari ha ottenuto 1.547 voti, Sinistra Studentesca Universitaria 879, Azione Universitaria Studenti Fuori Sede Siamo Futuro 127, Student Office 83, Fronte della Gioventù Comunista 54, Schede Bianche 55, su un totale di schede scrutinate 2.745, gli aventi diritti 10.696. I voti espressi sono così ripartiti: per l'Unione degli Universitari Panzera Roberto 410, Greco Claudia 288, Invidia Francesca 117, D'Addesa Jacopo 109, Ricci Giorgio 79, Costa Matteo 48, Scaravella Filippo 43, Adda Benslin CAD 31, Greco Gianluca 23. Le preferenze per la lista Sinistra Studentesca Universitaria: Labanti Leonardo 139, Lanzillotta Carlotta 102, Celli Ottavia 100, Righettini Giacomo 61, Borrelli Leonardo 45, Salsano Monica 43, Pagliotti Ilaria 30, De Donno Giuliana 25, Montemurro Arianna 25. La lista Azione Universitaria Studenti Fuori Sede Siamo Futuro, candidato Gioia Riccardo ha ottenuto 44 preferenze, Borelli Francesco 31. Le preferenze espresse per lo Student Office sono state 61 a favore di Stefanini Tommaso. Per il Fronte della Gioventù Comunista, Sgaga Pietro 13, Nemri Adnon 7, Daziani Alessandro 5, Nova Michael 2. Ora dobbiamo passare al Consiglio di Studenti, area medico-veterinaria. Abbiamo 1.380 schede da scrutinare. Camici in Movimento 540, Sinistra Studentesca Universitaria 395, Coordinamento Studentesco Il Mattone 314, Student Office 84, schede bianche 47, totale delle schede scrutinate è stato 1.380 su 6.195 aventi diritto. Le preferenze espresse per Camici in Movimento sono così ripartite: Di Sciosio Nicolò 142, Gozer Valentina 136, Dipinto Carlo 135. Per Sinistra Studentesca Universitaria Adorni Alice 112,
Verzino Giorgia 67, Cincinnato Clara 37, Manner Iman 21, Mirra Claudio 16, Pacara Erenic 7. Per il coordinamento studentesco Il Mattone, Rega Martina 279, per Student Office Bondioli Giacomo 72. Ora dobbiamo passare al Consiglio di Dipartimento. Partiamo con discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali. ...1021 schede da scrutinare. Allora, per il Consiglio del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, la lista Unione degli Universitari ha ottenuto 730 voti, Sinistra Studentesca Universitaria 216, Azione Universitaria Studenti Fuori Sede Siamo Futuro 67, schede bianche 8. Le schede scrutinate sono 1021 su un totale di aventi diritto 5506. Le preferenze espresse per Unione degli Universitari sono così ripartite: 100 Antonino Luca 173, Loparco Cosma Crizia 119, Ardissone Camilla 77, Baracchi Lisa 56, Annunziata Giada Valentina 37, Collo Moube Cristian 24, Leva Martina Dorian 15, Pasquali Nicole 11, Cozzolino Edoardo 8, Folloni Isotta 4, Tavani Federica 2, Gioia Piscopo Francesca 2, Ielassi Sarra 1. La lista Sinistra Studentesca Universitaria, Borrini Martina 38, Paini Chiara 36, Trasforini Samuele 24, Martignano Sara 12, Friolo Antonella 8, Di Roberto Rebecca 3, La Greca Gianna Maria 2. Le preferenze espresse per Azione Universitaria Studenti Fuori Sede Siamo Futuro sono così ripartite: Azzali Annalisa 21, Maggi Annalisa 18, Molesini Sara 8 e Agadi Francesco 1. Passiamo ora al Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali. Sono da scrutinare 789 schede.
Consiglio di Dipartimento Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali, la lista sinistra studentesca universitaria ha ottenuto 491 voti, l'Unione degli Universitari 224 voti, Azione Universitaria, Studenti Fuori Sede, Siamo Futuro 66, le schede bianche sono state 8, totale delle schede scrutinate appunto 789 su aventi diritto 2286. Le preferenze espresse per sinistra studentesca universitaria, Cioiva Carlotta 145, Calcagno Nicol 55, Bettenzoli Valeria 37, Ugolotti Irene 36, Zazzi Mario 31, Camellini Martina 31, Corsanici Chiara 26, Finelli Alessia 13. Per la lista Unione degli Universitari abbiamo Curumi Erilda 47, Ducati Noa 37, Bernardo Andrea 25, Manzotti Mattia 21, Oloianiu Joy 15, Nianzu Rebecca 13, Mannone Lorenzo 8, Manghi Iman 4. Per Azione Universitaria, Studenti Fuori Sede, Siamo Futuro, Tagliati Jacopo 23, Battista Alessandro 13, Porcari Jessica 6, Ragone Silvia 6, Zanazzi Davide 4, Lico Alessio 1 e Petraglia Giuseppe 1. Dipartimento di Ingegneria e Architettura. Le schede da scrutinare sono 794. Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Unione degli Industriali, degli Universitari, 300, sì, ma li siete diventati, li diventerete presto, no? Vedrai, non ti preoccupare, vedrai, 395 l'Unione degli Universitari, Sinistra Studentesca Universitaria 304, Azione Universitaria Studenti Fuori Sede, Siamo Futuri 68, Fronte della Gioventù Comunista 9, schede bianche 18, il totale delle schede scrutinate 794 su un totale di aventi diritto di 4.063. Le preferenze espresse per l'Unione degli Universitari. Alessio Roberto 99, D'Addesa Jacopo 35, Tuia Aitan 27, Nuta Andrea 26, Amurri Sara 25, Di Stasio Marta 19, Bignami Lorenzo 13, Sheriff Mohamed Aziz 11, Cardelli Federico 10, Versetti Riccardo 10, Greco Gianluca 8, Zizza Francesco 8, Mazzocchi Alessandro 3. Per Sinistra Studentesca Universitaria, Labanti Leonardo 90, Marrone Salvatore 45, Lopresti Carmelo 23, De Donno Giuliana 18, Chiatante Melania 18, Borrelli Leonardo 16, Ruggero Stefano 8, Diaie Cadin 7, Bellotti Gianfranco 5, Ronzino Carola 3. Per la lista Azione Universitaria, Studenti Fuori Sede Siamo Futuro, Cogni Sara 50 preferenze, Fronte della Gioventù Comunista, Daziani Alessandro ha ottenuto 2 preferenze, e Nemri Adnan una preferenza. Passiamo al Dipartimento di Medicina e Chirurgia.
1.311 schede. Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia, la lista Camici in Movimento ha ottenuto 666 voti, Sinistra Studentesca Universitaria 540, Student Office 53, schede bianche 48, il totale delle schede scrutinate è 1.311 su 5.357 aventi diritto. Le preferenze per Camici in Movimento sono così ripartite: Mazzoli Riccardo 107, Cerreto Giacomo Maria 106, Cisana Federico, detto Cisa, 99, Bottignole Dario 57, Aya Tudor Miai 50, Babe Sonia 34, Marrone Francesco 29, Bagnoli Marco 28, Damiano Tania 26, Pisciali Andrea 15, Paissan Giovanni 14. Per la lista Sinistra Studentesca Universitaria, Barilla Maria Cristina 87, Ogunveno Emanuela 49, Rossetti Sara 41, Cincinnato Clara 40, Adorni Alice 23, Verzino Giorgia 21, Mammeri Man 18, Mirra Claudio 18, Sant'Antonio Federica 15, Citterio Irene 14, Leonelli Armando 14, Enrico Noemi 12, Bertorelli Botnari Ana 8, Gelfi Benedetta 4, Fontanili Sara 4, Pacara Erenic 3, Gadda Enea 3, Salera Asia 2. Per la lista Student Office, Bedeschi Caterina, 41 preferenze. Il dipartimento successivo è il Dipartimento di Scienze della Chimica, della Vita e della Sostenibilità Ambientale. Consiglio di Dipartimento di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale. La lista Unione degli Universitari ha ottenuto 639 voti, Sinistra Studentesca Universitaria 301, Student Office 22, le schede bianche 15, le schede scrutinate
977 su 2.593 aventi diritto. Le preferenze espresse per l'Unione degli Universitari sono così ripartite. Greco Claudia 136, Della Cantera Davide 72, Scarcia Marica 36, Scalera Alfonso 32, Servadio Caterina 32, Scaravella Filippo 24, Segalini Sharon 22, Milani Monica 18, Rinaldi Greta 17, Dallatana Matteo 17, Motta Gabriele 12, Reggiani Beatrice 7, Cassi Giulia 7, Rossi Nicole 6. Le preferenze espresse per Sinistra Studentesca Universitaria sono così ripartite. Zito Marcello 51, Righettini Giacomo 47, Demmi Simona 39, Stampone Gaia 38, Ferdenzi Vanessa 20, La Macchia Riccardo 18. Per la lista Studentoffi, S. Bacaloni Riccardo ha ottenuto 19 preferenze. Il dipartimento successivo è il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco. Consiglio di Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco. La lista Unione degli Universitari ha ottenuto 684 voti, Sinistra Studentesca Universitaria 214, Student Office 56, le schede bianche 18. Le schede scrutinate sommano a 972, gli aventi diritto 3.089. Le preferenze espresse per l'Unione degli Universitari sono Panzera Roberto 192, Invidia Francesca 46, Pisani Sara 41, Miele Laura 34, Tanchis Lorenzo 34, Ricci Giorgio 33, Pavese Blessing 32, Zorzi Sara 25, De Luca Giuseppe 25, Bramato Michele 16 e Adda Benzlin Abdekader, detta CAD 12. Preferenze espresse per Sinistra Studentesca Universitaria: Montemurro Arianna 23, Carrino Elisa 20, L'Insalata Anita 14, Baldassarre Federica 13, Popa Denisa Claudia 13, Sicolo Pasquale 13, Zaffanella Nicolò 10, Bonomo Anna 10, Ruggeri Noemi 8, Gandolfi Irene 7, Monteleone Luca 4. Le preferenze espresse per la lista Student Office: Stefanini Tommaso 23, Arzu Francesca 23. Dipartimento prossimo a scrutinare è il Consiglio di Scienze Economiche e Aziendali.
Consiglio Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. La lista Unione degli Universitari ha ottenuto 612 voti, Sinistra Studentesca Universitaria 216, Azione Universitaria Studenti Fuori Sede Siamo Futuro 50, le schede bianche sono state 8. In totale le schede scrutinate 886 su un complessivo numero di aventi diritto di 4.737. Preferenze espresse per l'Unione degli Universitari. Selma Steven 137, Troiani Irene 84, Cavarretta Maria Clara 78, Porcari Marella 72, Bello Alessandro Moreno 50, Marrapodi Domenico 39, Chinelli Francesca 24, Iacobelli Alberto 12. Per la lista Sinistra Studentesca Universitaria, Modolo Giorgia 40, Di Maggio Salvatore 35, Raho Federica 25, Nacci Mariana 23, Ferretti Debora 16, Antonucci Jacopo 14, Margari Matteo 6 e Colisi Armando 2. Per la lista Azione Universitaria Studenti Fuori Sede Siamo Futuro, Laudadio Enrico 11, De Lucia Francesco 8, Ferretti Andrea 7 e Venneri Andrea 1. Ora c'è il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche ed Informatica, che è il penultimo. 287 schede da scrutinare. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, abbiamo tre liste. Sinistra Studentesca Universitaria ha ottenuto 238 voti, Azione Universitaria, Studenti Fuori Sede, Siamo Futuro 22, Fronte della Gioventù Comunista 17, le schede bianche 10, pertanto le schede scrutinate sommano 287, gli aventi diritto 951. Le preferenze per la lista Sinistra Studentesca Universitaria sono così ripartite: Celli Ottavia 38, De Biasi Ivan 33, Mezzadri Matteo 22, Pagliotti Ilaria 19, Tarpini Davide 17, Pulcini Lorenzo 12, Borsotti Jacopo 11, Visigalli Alessia 9, Seligardi Samuel 5, Maestri Massimo 2. Per la lista Azione Universitaria Studenti Fuori Sede Siamo Futuro, Gioia Riccardo 9, Borrelli Francesco 3. La lista Fronte della Gioventù Comunista, Sgaga Pietro, 11 preferenze. Passiamo ora al Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie. Scrutiniamo 317 schede. Consiglio Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, due liste, candidate, coordinamento studentesco Il Mattone, 269 voti, Student Office, 43 voti, schede bianche, 5. Le schede scrutinate sono state complessivamente 317 su un totale di aventi diritto di 838 votanti. Preferenze per il coordinamento studentesco Il Mattone, Ferri Carlotta 88, Minesso Sergio 48, Gavazzoli Martina 47 e Bernardis Martina 27. Per la lista Student Office, Comencini Silvia 13, Bandioli Giacomo 8, Testa Mattia 7, Varoli Riccardo 3, Mandelli Margherita 2, Ferrari Maria Sofia 2, Visentini Chiara 2.
Ora abbiamo completato i dipartimenti, rimangono i consigli di corso di studio. A questo punto li scrutiniamo tutti complessivamente, giusto? Sì, per accelerare. Le lanciamo tutte così il sistema, intanto le lavora come abbiamo fatto le altre volte, e noi facciamo vedere via via che vengono definiti, vi proiettiamo i risultati, ok? Vedere l'HTML che è immediato, ma se uno fa così, vede il risultato. Ok, se può essere utile, non so se vogliamo farlo così o se vogliamo dire che poi si rileveranno sulle pagine. Quando potremmo caricare questo? Domani mattina. Se noi ci abbiamo già oggi. Noi oggi ci abbiamo già tutti finito di scrutinare, noi abbiamo già tutti i PDF pronti. Però per caricarli abbiamo... Dopodiché, sì, perché vanno caricati poi sui siti di singoli dipartimenti normalmente. Che non vanno caricati su home page? Anche sulla home page della prima. Sì, però diciamo adesso, man mano che vengono anche fatto vedere, però in questo di corso, io apro il slide che lo puoi vedere, e se lo puoi dopo aprire. Dopo partiamo da... quelli che abbiamo fatto, quindi da qua, ben affici dello spettacolo. Allora, i risultati del consiglio di corso di laurea di beni artistici e dello spettacolo, ve li mostriamo. Civiltà e lingue straniere moderne. Comunicazione e media contemporanei per le industrie creative. Sì, sì, scorri. Lettere, la triennale di lettere. Ci vedo, tranquillo. Consiglio di corso di laurea in studi filosofici.
consiglio di corso di laurea magistrale in filosofia. Consiglio di corso di laurea magistrale in giornalismo, cultura editoriale e comunicazione multimediale. Consiglio di corso di laurea magistrale in psicologia dell'intervento clinico e sociale. Consiglio di corso di laurea in scienze dell'educazione e dei processi formativi e del consiglio di corso di laurea magistrale in progettazione e coordinamento dei servizi educativi. E passiamo al consiglio di corso di laurea magistrale ciclo unico in giurisprudenza. Consiglio di corso di studio unificato del Consiglio triennale in Scienze politiche delle relazioni internazionali e della laurea magistrale in relazioni internazionali ed europee. Consiglio di corso di studio unificato del corso triennale di servizio sociale e del corso di laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi sociali. Consiglio di corso di laurea in architettura, rigenerazione e sostenibilità. Consiglio di corso di laurea in ingegneria civile e ambientale. Consiglio di corso di laurea in ingegneria di sistemi informativi. Consiglio di corso di laurea in ingegneria gestionale. Consiglio di corso di laurea in ingegneria informatica, elettronica e delle telecomunicazioni. Consiglio di corso di laurea in ingegneria meccanica. Consiglio di corso di laurea in ingegneria degli impianti e delle macchine dell'industria. Laurea magistrale in ingegneria gestionale. Laurea magistrale in ingegneria informatica. Laurea magistrale in ingegneria meccanica. Consiglio di corso di laurea del professore sanitario di fisioterapia. Consiglio di corso di laurea di infermieristica. Consiglio di corso di laurea in logopedia. Consiglio di corso di laurea in ostetricia. Consiglio di corso di laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
Consiglio di corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico. Consiglio di corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagine e radioterapia. Consiglio di corso di laurea in scienze motorie, sport e salute. Consiglio di corso di laurea in produzioni animali innovative e sostenibili. Consiglio di corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Consiglio di corso di laurea magistrale in psicobiologia e neuroscienze cognitive. Consiglio di corso di laurea magistrale in scienze tecniche delle attività motorie preventive adattate. Consiglio di corso di laurea in biologia. Consiglio di corso di laurea in scienze della natura e dell'ambiente. Biotecnologia, scusate. Scienze della natura e dell'ambiente. Consiglio di corso di laurea magistrale in scienze biomediche traslazionali. Consiglio di corso di laurea magistrale in biotecnologie genomiche molecolari e industriali. Consiglio di corso laurea magistrale in scienze biomolecolari, genomiche e cellulari. Consiglio di corso di laurea magistrale in scienze e tecnologie per l'ambiente e le risorse. Consiglio di corso di laurea in chimica e del corso di laurea magistrale in chimica e chimica industriale. Consiglio di corso di laurea unificato del corso di laurea in scienze geologiche e del corso di laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche. Consiglio di corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari. Consiglio di corso di laurea in scienze gastronomiche. Consiglio di corso di laurea magistrale in chimica e tecnologie farmaceutiche. Consiglio di corso di laurea in farmacia.
Consiglio di corso di laurea magistrale in scienze e tecnologie alimentari, no, in food safety and food risk management. Consiglio di corso laurea magistrale in scienze e tecnologie alimentari. Consiglio di corso di laurea magistrale in scienze della nutrizione umana. Consiglio di corso di laurea in economia e management. Consiglio di corso di laurea in sistema alimentare, sostenibilità, management e tecnologie. Consiglio di corso di laurea magistrale in amministrazione e direzione aziendale. Consiglio di corso di laurea magistrale in gestione dei sistemi alimentari di qualità e della gastronomia. Consiglio di corso di laurea magistrale in International Business and Development. Consiglio di corso di laurea magistrale in Trade and Consumer Marketing. Consiglio di corso di studi unificato in fisica e della magistrale di fisica. Consiglio di corso di laurea unificato in informatica e del corso di laurea magistrale in scienze informatiche. Consiglio di corso di laurea unificato di matematica e la magistrale in matematica. Consiglio di corso di laurea in scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali. Consiglio di corso di laurea del magistrale in medicina veterinaria. E lo scrutinio è finito. Allora, volevo ricordare che gli esiti del scrutinio verranno pubblicati nella pagina dedicata quanto prima. Giornata domani sicuramente saranno disponibili e ancora ringraziare tutti voi studenti che avete partecipato, più numerosi sicuramente delle elezioni precedenti, soprattutto grazie anche al sistema così utilizzato in questa situazione, il sistema telematico. Voglio ringraziare i componenti della Commissione elettorale, l'Avvocato Perta e la Dottoressa Ferrari, la Unità Organizzativa degli Affari Istituzionali che ha contribuito in maniera significativa a fare dare buon esito a questa attività, all'attività preparatoria, e sicuramente un grazie particolare all'area sistemi informativi con tutte le
componenti dell'area sistemi informativi che hanno dedicato il loro tempo e la professionalità alla buona riuscita di questa elezione. Grazie a tutti e buona serata.